Buonasera avventurieri intergalattici, furie alla costante ricerca di uccelli, sono Nolan e questo è Star Pose, sviluppato nel 1987 per Commodore 64 da John Darnell e in seguito sviluppato anche per Amstrad CPC e ZX Spectrum da Software Projects, sì, l'ho letto lì perché non me lo sarei mai ricordato, così come non mi ricordavo dell'esistenza di questo gioco perché questo, signori miei, è il primo videogame che abbia mai provato in vita mia e mi sembrava giusto portarlo come primo video sul canale di YouTube con il nuovo computer, che non è nuovo, cioè tipo 4-5 anni l'ho preso usato, è il computer usato del buon Bloody che ringrazio di cuore per avermelo procurato, perché adesso finalmente è un PC decente. Quindi ho pensato bene di fare un gioco che girerebbe anche su una tazzina da tè e farvi vedere perché questo gioco dei miei tempi, ero piccolino, probabilmente l'avrò visto giocare da mio papà su una cassettina di quelle che davano in edicola per Commodore 64, perché sono riuscito a ritrovarlo tramite ricerche veramente lunghe, perché i miei ricordi di questo gioco erano veramente annebbiati dal tempo. Mi ricordavo solamente qualcosa di vagamente spaziale, che quindi già mi piaceva, che era una sorta di Wile E. Coyote che rincorre bip bip, come cavolo si chiama l'uccello, ma nello spazio. L'ho ritrovato non so bene come, ma sono contento di averlo ritrovato e l'ho giocato un pochettino in questi giorni e il gioco è sorprendentemente piacevole da giocare anche oggi e molto più vario di quanto io mi ricordassi, perché i miei ricordi erano semplicemente qualcosa di vagamente grafico e letteralmente una sorta di cartone di Hanna-Barbera spaziale. Questo è il primo gioco che io abbia giocato, non è il primo gioco che abbia visto, diciamo, questo è il primo gioco su cui letteralmente ho messo le mani su un controller provando a giocarci, tra l'altro i controller del Commodore 64 non li auguro al vostro peggior nemico. Il primissimo gioco che mi ricordo di aver visto e interagito con è stato Zack McCracken and the Alien Mindbenders. Era un'avventura grafica, la giocava mio papà, io ero troppo piccolo, però mi ricordo che stavo lì, gli facevo prova a fare questo, prova a fare quello, eccetera, però di fatto non ci avevo mai messo le mani sopra. Questo è il primo gioco su cui ho messo le mani, non capivo assolutamente niente di cosa dovevo fare, quindi già da allora la cosa mi piaceva, boh, spippolavo, succedevano cose. Vi faccio vedere, ora che finalmente ho le facoltà mentali minime per capire che cosa bisogna fare, per quale motivo il gioco lo trovo comunque divertente e piacevole da giocare, quindi bando alle ciance e lasciate che vi introduca alle avventure del capitano Rover Zampaforte, lì, la cui avventura è quella di mangiare 20 grifoni su un pianeta alieno, non meglio specificato, su cui si trova, e niente, non c'è nessun motivo per cui lui sia un cane spaziale che mangia grifoni nello spazio, però guardate che faccia incazzata che c'è, io sinceramente non me la sentirei di contraddirlo in alcun modo, quindi andiamo avanti e cerchiamo di fare quello che ci chiede di fare, insomma, no? Bello come questa versione che mi sono procurato sia stata craccata dai signori della Hotline. Forse all'epoca non significava ancora quello che significa adesso. Beh, sempre meglio di quell'altro per Amiga che era craccato dalla fica, no? Quindi no, noi questi mezzucci, questi trucchi noi non li facciamo. Noi siamo persone vere, serie, professionali. Ora, uno dei motivi per cui questo gioco è diventato famoso è stata questa colonna sonora, perché ovviamente il chip SID del Commodore 64 era capace di grandi cose per l'epoca e questa melodia era una di esse. È gloriosissima, ragazzi. Cioè, voi immaginatevela con delle chitarre, una batteria bella cazzuta. Secondo me è figo il pezzo. Notare che sebbene questo gioco sia stato sviluppato da tale John Darnell, che non so quali altri giochi abbia sviluppato in vita sua, il gioco che state per vedere è basato sull'idea di tale Matthew Smith, che non è l'attore che ha interpretato il dottore di Doctor Who un paio di generazioni fa, ma Matthew Smith, bensì era il programmatore famoso all'epoca per la creazione di Manic Miner, Jet Set Willy e altri titoli del genere per ZX Spectrum. Infatti questo era un titolo che doveva uscire per Spectrum inizialmente, invece è stato poi ripreso da Darnell, è stato portato inizialmente su Amiga e solamente in seguito su Spectrum, ed era basato su una sua idea, un progetto abbandonato appunto di Matthew Smith, che si chiamava Mutant Zombie Flesh Eating Chicken from Mars. Mutant Zombie Flesh Eating Chickens from Mars. Quindi direi che se le bestie che stiamo cercando di prendere, infatti lì sembra tipo un pollo, no? La cosa che dobbiamo prendere, quella là sotto, no? Se sono di fatto degli zombie, polli, zombie, mutanti, direi che è il caso di stare dalla parte del signor Zampaforte e cercare di seguirlo nella sua avventura. Quindi, eccoci qua. A parte che sembriamo più Pippo che altro, se vediamo, per carità sono pochi pixel, però insomma. Quindi possiamo andare a destra e a sinistra. Velocità incrementale, possiamo tuffarci in una direzione per cercare di prendere gli uccelli che stiamo cercando, quella è la nostra astronavina simpatica che ogni tanto si fa i giri. Se premiamo il tasto di fuoco senza il tasto direzionale possiamo saltare sul posto e evitare ostacoli tipo questo.
Quello che vedete sulla vostra destra in basso è il radar che ci indica dov'è l'uccello più vicino, una cosa molto utile in alcuni casi della vita che alcune persone potrebbero sicuramente utilizzare. È nostro compito raggiungerlo, però non sarà facile prenderlo a mano nuda, anzi è molto molto difficile prenderli a mano, quindi ci aiuteremo con dei gadget, tipo prendiamo questa scatola. Abbiamo trovato un pad antigravitazionale. Gli oggetti ne possiamo avere un bel po', possiamo scorrere con su e giù per i vari oggetti che abbiamo e possiamo selezionarli e utilizzarli. Tipo adesso, eccoci che stiamo utilizzando il pad antigravitazionale, saltando tutti gli ostacoli e arrivando a raggiungere il nostro primo grifone, che è eccolo qui. Ora sarà molto difficile prenderlo perché ovviamente sono molto sfuggenti, quindi facciamo che... Eppa! No! Mancato. Coto, vieni qua, merda. Come vi dicevo, sono molto sfuggenti, quindi cerchiamo di prendere qualche altro oggetto. Vieni qua. Maledetto. Cosa ho? Matter Transporter. Questo ci permette di raggiungere, questo oggetto particolare ci permette di raggiungere questo quadro in cui abbiamo una e una sola possibilità di sparare col nostro cannone e di prendere il grifone che sta andando avanti e indietro sullo sfondo. Se si fermasse un secondo ci potrei provare. La cosa difficile è che non ci viene data alcuna indicazione neanche dell'altezza del cannone, quindi letteralmente tirate a caso e sperate in bene. Troppo bassa. Avevamo solamente un colpo. Come vedete la nostra vita cala nel tempo, quindi dovremmo procurarci qualcosa per poterli prendere. Cosa abbiamo? Il puzzle. Non lo voglio il puzzle. Non lo voglio proprio il puzzle. Non scherziamo. Non sto qua a fare puzzle. E invece ho fatto il puzzle. Va bene. Ve lo faccio vedere lo stesso. Ho premuto per sbaglio. Comunque, si tratta semplicemente di assemblare l'immagine nel modo migliore, insomma. Voi premete un tasto, premete uno dei tasselli e il tassello verrà spostato nel vuoto. In questo modo avete un po' di tempo per poter assemblare l'immagine che vi viene fatta vedere all'inizio. Niente puzzle per noi, però vediamo se riusciamo a prendere qualcosa di un po' più utile. Tu che cosa sei? Niente, un altro trasportatore di materia, ma io non lo voglio il trasportatore di materia. Ok, tu sembri una cosa buona. Cosa sei? Tanto arriva questo e mi percula, eh? Questa è la lampada per le miniere, che ci servirà se dobbiamo scendere al piano inferiore per catturare gli uccelli che si trovano giù di sotto nelle miniere, perché sì, si può scendere anche all'interno del cuore del pianeta per catturare gli ultimi grifoni rimasti. Mi serve un bonus che sia decente e all'altezza di questa avventura. Premendo verso il basso si cambia l'oggetto selezionato, come potete vedere. Abbiamo un hamburger spaziale che possiamo mangiare per darci un pochino di vita. Niente di eccezionalmente elevato, ma comunque qualcosa per poter andare avanti. Rocket Launcher, ok, stiamo trovando roba figa. Galactic Burger lo utilizziamo immediatamente perché ci serve. Solamente da fermo sarà possibile utilizzare oggetti. L'altro è bellissimo come magna velocissimo, tipo cartone animato. Rocket Launcher. Ok. Vieni a me, maledetto uccello. Adesso ti faccio esplodere. Non fuggire, maledetto. Fermo. Ciao. Stecchito. Primo uccello ce l'abbiamo fatta. Si è resettata la vita, come potete vedere. E quindi da adesso in poi il counter va a 19, cercando di trovare dove si trovano quegli altri. Il più vicino sulla superficie esterna ci viene segnato sempre sulla mappa, gli altri invece ci vengono indicati solamente raggiunti gli stage speciali, come appunto dicevo prima, lo stage nelle miniere e quello posizionato vicino al cannone, insomma, l'avete visto prima. Cosa abbiamo qui? Galactic Burger, vabbè, mangiamolo. Devo tenere premuto per qualche secondo perché il tasto venga preso. Quella era una particolarità comunque del tipo di input del Commodore 64, non si poteva desiderare troppo. Oh, abbiamo... questo però è il rocket, ci permette di muoverci veloci, ma poco altro, purtroppo. Come vedete, si muoverà più veloce della luce, ma non più veloce degli uccelli che ci fuggono male lo stesso, quindi io me ne sbatto. Perché prenderli letteralmente a mano è la cosa più complessa del mondo. Invece possiamo trovare delle armi. Antigravity pad. Ma... non che sia utilissimo, eh.
comunque lo utilizzeremo lo stesso. Alve, come va? Mamma mia, l'ho preso! Mamma mia, GG! GG a me, ragazzi, 18 uccelli, mi sto entusiasmando, ragazzi. Primo gioco della mia vita ed è comunque figo. Space Explosives. Questo sarà il caso invece di utilizzarlo andandogli vicino e facendolo esplodere. Per carità, il raggio d'impatto non è che sia gigantesco, ma è comunque abbastanza utile. Piccolo dettaglio per quanto mi riguarda, secondo me la grafica è molto carina e suggestiva per un gioco del 1987. Oh, questa è l'arma più bella del gioco, ragazzi. Zap Death Ray Gun. Guardate che meraviglia. No, non si può disequipaggiare. Avrei dovuto equipaggiarla solamente quando ero in prossimità. Mi stavo confondendo con i cursori. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Boom! E 17. Ragazzi, mi esalto. Ragazzi, mi esalto. E un plauso a Matthew Smith per aver ideato Attack of the Mutant Zombie Flesh Eating Chickens from Mars. Che non è questo, però è quello che ha fatto nascere questa idea. Salve. Mining Lamp. Però io ho una cosa. Ho questo. Space Explosive. Salve, signor uccello. Boom! E siamo a 16. La musica, tra l'altro, è bellissima. È una delle cose per cui si ricorda questo gioco, come dicevo inizialmente. Cosa è successo? È apparsa una scatola che si muoveva e è sparita. Vedete, ora io non so se quello fosse un glitch o se fosse una roba intenzionale, magari la dovevo prendere. Boh! I giochi di quell'epoca non si può mai sapere. È come direbbe la Bethesda quando gli chiedete se una cosa è una feature o un glitch. Sì, datemi degli oggetti che ormai sono... Ho quasi raggiunto... Eccolo lì. Quasi raggiunto il prossimo uccello, ma non lo riesco a prendere. Capito che sono un pro, adesso li posso prendere anche a mano, però... È più bello usare le armi, no? Anti-gravity pad, me lo sbatto al cazzo. Non l'ho ovviamente mai finito, neanche in questi giorni, che ho fatto giusto un paio di run di prove. E questo è il motivo per cui questo video sta andando più in lungo di quanto non mi aspettassi. Il motivo è che il gioco mi piace, che non voglio smettere di giocarci, che per essere un gioco dell'87, giocato nel 2018, secondo me è un grosso pregio per chi lo ha fatto, chi lo ha realizzato. Non riesco a trovare altri oggetti, sto per morire male. Dovrei trovare almeno un hamburger, ma non trovo scatole. Quello che dovrei fare, probabilmente adesso, sarebbe farmi un giro per le miniere. Le miniere le vediamo illuminate perché ho la mining lamp, altrimenti sarebbe completamente oscurato, vedremmo solamente, diciamo, il soffitto e il pavimento. Allora, nutrimento spaziale. Il nutrimento spaziale serve per attirare gli uccelli, perché gli stage nelle miniere funzionano in maniera differente. Non mi ricordo bene di preciso come funzionano, fammi vedere se posso tipo selezionarlo. No? No, no. Comunque andremo poco lontani, perché purtroppo la nostra vita sta per finire. Cosa abbiamo qui? Missili laser? Ma io li voglio. Fatemi. Come si equipaggiano, scusami? Missili laser! Non lo so. Non lo so. Non lo so. Ci sono altre regole qua in mezzo. Cos'è qua? Ok, la lampada mineraria ce l'ho già. Vabbè. Sapete, ragazzi, che c'è? Non mi ricordo. Non ho idea di come funzionano gli stage qua in mezzo. Però vi invito a darci un'occhiata e magari a scoprirlo voi stessi. Ah, possiamo fare questo per scendere sotto, perché ci sono vari livelli di miniere. All'interno di questi vari livelli di miniere sarà possibile trovare gli uccelli che si nascondono qua giù, quelli più nascosti e prelibati per il nostro furry spaziale che non teme l'avventura. Eccolo. Non lo prenderò mai. No! Maledetto! Fermati! No, non ce la farò mai. No, 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 fermati! Fermati! Magari se vado piano? Auto Veneti, niente, non ce l'abbiamo fatta. Comunque, ragazzi,
Io il gioco ve lo consiglio, vi consiglio di darci un'occhiata se vi piace il retro gaming, se vi piace una piccola perla del Commodore 64 che secondo me non dobbiamo dimenticare, o se siete curiosi anche semplicemente di quello che è stato il primo gioco che io abbia mai provato nella mia vita e che tuttora, curiosamente, capendo parzialmente quello che si deve fare, si rivela tuttora essere un gioco molto piacevole da giocare, semplice ma davvero carino e accattivante nella sua grafica e nella sua musica. Ragazzi, grazie per aver seguito questo video, grazie per avermi tenuto compagnia e come sempre ci vediamo alla prossima volta. Ciao ciao.